Direttore Festa, da oggi in edicola il nuovo numero del Corriere, in prima pagina, in copertina, il PD con Maurizio Petrarca. Non potevamo non tenere conto delle elezioni amministrative che, come è noto, dopo la festa dell'Immacolata mette in moto già i processi politici. In realtà, che cosa accade? Che il centro-sinistra ad Avellino non trova la quadra per il proprio candidato, tanti nomi, alcuni credibili, altri meno. Però non c'è un nome definitivo che possa rappresentare il centro-sinistra o, come si dice, il campo largo. La nostra, come Corriere dell'Irpinia, è una provocazione. Visto e considerato che Rotondi, che è il parlamentare della zona, insomma, ha detto no alla candidatura al sindaco, ci siamo rivolti provocandolo a Maurizio Petrarca, che oggi è grande parte del Partito Democratico in Irpinia. È lui che gestisce un po' tutte le manovre, mettendo da canto, quasi nascondendo il segretario Pizza, e gli abbiamo chiesto perché non lo fai tu il sindaco di Avellino, visto e considerato che tu gestisci la maggior parte del potere del Partito Democratico. Aspettiamo una risposta, ma la nostra, e quindi la copertina nasce da questo, è una provocazione. Nel numero in edicola del Corriere dell'Irpinia da stamattina, a parte la politica, quindi lo scenario anche che in vista delle elezioni amministrative e dei comuni in cui si vota, e poi l'appuntamento prossimo, quello dell'elezione del Consiglio provinciale per effetto della legge Delrio, ci sono elementi e novità che riguardano l'energia pulita. C'è un accordo sostanzialmente tra Irpinia e Sannio, e qui descriviamo punto per punto come potrebbe essere il futuro dell'energia. C'è molto spazio, abbiamo dedicato in questo numero al sud e al mezzogiorno, con due facce di una medaglia. La prima, quella delle promesse, il sud che deve rinascere, e l'altra, quella delle possibilità di sviluppo che passano attraverso il PNRR, perché se ne è discusso molto, e la contraddizione tra l'occupazione che cresce nel mezzogiorno e la povertà che aumenta. Una delle due, allora, di questa faccia della medaglia deve essere errata, perché se cresce la povertà e cresce l'occupazione, vuol dire che qualcosa non funziona o è non equilibrata. Questo numero, come al solito, nutritissimo, l'inserto della cultura, e poi le solite rubriche, la gastronomia, salute e benessere, e lo sport affidato al collega Lello Venezia.